I rifiuti indifferenziati dei Civita Vecchiesi saranno trattati in un impianto della Pontina Ambiente sull'Ardiatina per poi tornare nella discarica di Fosso Crepacuore. Questa è la soluzione trovata dal commissario straordinario Ferdinando Santoriello e da HCS, che grazie alla disponibilità della Pontina Ambiente è riuscita a scongiurare l'emergenza rifiuti. Il commissario Santoriello nel pomeriggio ha firmato un'ordinanza con cui darà la possibilità di depositare rifiuti all'interno della discarica Fosso Crepacuore, adibita a stazione di trasferenza. Da qui saranno poi trasportati con dei bilici degli autotreni verso l'impianto della Pontina Ambiente per il trattamento. Dopodiché torneranno indietro per essere conferiti in discarica. Quella individuata dal commissario Santoriello e dai tecnici di HCS è l'unica soluzione possibile a risolvere il problema. Impensabile trasferire rifiuti indifferenziati a Viterbo. Da una parte c'è infatti una direttiva della regione che impone ai comuni di individuare l'impianto all'interno del proprio ambito territoriale. Dall'altra parte, la città di Viterbo sta già ospitando in discarica numerosi comuni del comprensorio: Santa Marinella, Bracciano, Torfa e Allumiere. Già lunedì mattina la Pontina Ambiente metterà a disposizione di HCS i propri mezzi per il trasporto dei rifiuti e i dipendenti di città pulita inizieranno a svuotare i cassonetti. Un lavoro che sicuramente non sarà semplice, soprattutto i primi giorni, a causa della mole di rifiuti presenti già da oggi nei cassonetti della città. Ma da HCS contano di tornare alla normalità già entro la settimana. Certamente si tratta di una soluzione temporanea, che il Comune adotterà fino a quando non sarà realizzato un impianto di trattamento dei rifiuti proprio a Fosso Crepacuore. Il progetto c'è già e sarebbe stato presentato alla Regione. Ora però bisognerà attendere i tempi burocratici affinché dalla Pisana arrivi l'ok ok definitivo per la realizzazione dell'impianto. Bentrovati con una nuova puntata di Dentro la notizia. Come tutti i giorni, cercheremo di analizzare le principali notizie che sono presenti sui quotidiani locali e anche sui telemagici e poi li commenteremo in studio. Quest'oggi, come tutti i lunedì, ospite in collegamento ci sarà Sonia Bertino. Ciao, Sonia. Buongiorno a te, Luca. Sonia Bertino, giornalista di Provincia TV, che sabato è stata. Diciamo così, immersa nei rifiuti tutta la giornata, <ride> si può dire così, Sonia? Eh sì, purtroppo sì, una situazione veramente difficile dopo la diffida arrivata dalla Regione Lazio ai gestori delle discariche. Per fortuna il commissario Santoriello e eh, i tecnici di HCS hanno trovato una soluzione grazie anche alla disponibilità della Pontina Ambiente. Con un'ordinanza eh, un firmata da Santoriello, come abbiamo visto dal servizio appena mandato in onda... I rifiuti saranno trasportati inizialmente presso la discarica della MAD, quindi quella di Fosso Crepacuore, in un sito di trasferenza. Questo significa che da lì poi saranno spostati con degli autotreni verso la discarica della pontina ambiente sull'Ardiatina per essere trattati, per poi di nuovo ritornare in discarica già trattati. Quindi una soluzione che dovrebbe far allontanare l'emergenza rifiuti, almeno fino a quando a Civitavecchia non sarà realizzato un impianto di trattamento. In pratica anche i rifiuti diventano pendolari, si può dire così Sonia? Purtroppo sì. Allora andiamo a vedere come ha aperto il quotidiano la provincia nella, nella giornata di domenica. C'è appunto eh, quello che diceva Sonia Bertino, rifiuti l'emergenza si allontana, saranno trasferiti in un impianto di trattamento e torneranno appunto a Fosso di Crepacuore, ricordiamo la discarica di Civitavecchia. Situazione risolta anche a Tolfa e da Lumiere che da martedì conferiranno a Viterbo. Dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori comunque che, eh, siccome sia Lumiere che Viterbo hanno una mole di rifiuti eh, molto limitata rispetto a Civitavecchia, il problema è stato di più facile risoluzione rispetto invece a eh, Civitavecchia. Andiamo a vedere la prima pagina, come eh, è stata la prima pagina di ieri: Guerrini che tira dritto, nonostante l'espulsione, rientra in un PD completamente rinnovato, poi il maxi sequestro di merce contraffatta in pieno centro un altro medico che se ne va dal pronto soccorso, la carenza di personale al San Paolo riguarda anche gli infermieri e poi Santa Maria nella parte il progetto LED, la Dispoli prestito da oltre un milione e Cerveteri li rivuole indietro. Andiamo a vedere le pagine eh, successive in cui si vede ehm, a, a Fabiana Attig di Freedom, ricordiamo Fabiana Attig esponente eh, di un sindacato che è anche però la rappresentante di questa associazione eh, politico-culturale che vede tra i suoi massimi esponenti l'ex sindaco De Sio. Senza accordo nel centrodestra correremo da soli e poi andiamo a vedere invece come è l'apertura di pagina 2 con l'oligarchia ha usato la forza. Qui chiaro il riferimento al Partito Democratico Reo secondo Guerrini di averlo cacciato dal partito eh, a causa dell'oligarchia, mentre il Partito Socialista Italiano si prepara al congresso che ci sarà il prossimo giovedì. In taglio basso il pronto soccorso che perde un altro medico e poi l'intervento del rappresentante della Concommercio Tullio Nunzi, Turismo e Terziario, mancano proposte. Se andiamo avanti poi si parla appunto di cronaca giudiziaria e poi si arriva all'articolo... Eh, nel quale si spiegano le cose che eh, Sonia Bertino molto bene ci ha riassunto, riabilitato Fosso di Crepacuore, ma sarà necessario creare un sito di trasferenza. I rifiuti torneranno in discarica dopo il processo di trattamento immediato all'ordinanza del commissario Santoriello. Sonia, però, ci puoi spiegare un attimo eh, com'è che è andata eh, la storia? Cioè, praticamente in agosto il ministro manda una nota alle regioni, però questa nota poi non è arrivata ai comuni perché fino all'ultimo non sapevano niente i comuni. Com'è la storia, Sonia? Effettivamente è così, c'è una circolare del ministro Orlando del datata 6 agosto 2013 dove si dice che tutti i comuni per conferire in discarica dovranno prima trattare i loro rifiuti. Annulla nella nota del ministro inoltre si sottolinea come la raccolta differenziata porta a porta non potrebbe risolvere il problema in quanto ci sarebbe sempre una parte di rifiuto indifferenziato da conferire in discarica dopo pretrattamento. Una nota inviata alla regio, alle varie regioni, alle province autonome e da lì le regioni e le province autonome avrebbero dovuto rigirare la nota ovviamente ai gestori delle discariche e ai comuni. Da quanto si è sentito qui in città ad HCS non sarebbe arrivata alcuna comunicazione e la diffida sarebbe piovuta dal cielo così come un fulmine a ciel sereno il 4 febbraio, il giorno prima appunto che la discarica di Fosso Crepacore venisse chiusa e impedisse ovviamente lo smaltimento dei rifiuti da parte del comune di Civitavecchia e del comprensorio. Quindi i comuni si sono ritrovati a dover cercare una soluzione nel più breve tempo possibile, perché, nonostante, come ripetevi tu, Torfa e Allumiere hanno una mole di rifiuti indifferenziati molto bassa in percentuale rispetto a Civitavecchia, dove la raccolta differenziata non è partita. Ci sono tanti comuni nel comprensorio che ancora non hanno attivato la raccolta differenziata porta a porta. Faccio ad esempio il caso di Ladispoli e Cerveteri che, dopo la, la, la chiusura della discarica di Cupinoro, hanno dovuto trovare un sito alternativo che, per fortuna, ha un impianto di trattamento. Da qui la decisione di Santoriello e dei tecnici di HCS di eh, sottoscrivere un'ordinanza per autorizzare la raccolta e il conferimento dei rifiuti indifferenziati all'interno di Fosso Crepacuore, che sarà comunque considerato un sito di trasferenza. I rifiuti verranno depositati qui, in attesa che dei bilici, ossia degli autotreni messi a disposizione della Puntina Ambiente, li trasportino fino all'impianto all della Puntina Ambiente sull'Ardeatina. Dopo il pretrattamento, una parte sarà restituita a Civitavecchia, quindi alla discarica di Civitavecchia, mentre l'altra parte sarà trasformata in CDR e resterà comunque nelle zone romane. Ecco, sicuramente non è una delle soluzioni migliori, in quanto il trasporto verrà sicuramente pagato. Però dal canto suo l'ex sindaco Pietro Tidei, appresa la notizia, aveva annunciato che una volta letta la circolare del 6 agosto, immediatamente lui e i tecnici della DHCS e il gestore della MAD si erano attivati per ehm, mettere nero su bianco un progetto da presentare alla Regione Lazio per la realizzazione di un impianto di trattamento a Civitavecchia. Un progetto che già c'è, sarebbe già uh, sulle scrivanie de, de, di qualche assessorato della, della Regione e che adesso aspetta l'ok okay definitivo prima uh, di uh, essere messo in pratica. Certo è che anche se la Regione dovesse dare il suo ok già oggi ci vorrebbero almeno sei mesi prima della realizzazione dell'impianto. Andiamo a vedere l'argomento invece politica, infatti abbiamo letto prima il titolo eh, di Guerrini che andiamo a rivedere, l'oligarchia ha usato la forza, il medico pronto a tornare nel partito e poi Fabiana Atti che dice senza accordo nel centrodestra correremo da sole, una dichiarazione che stride un po' con le affermazioni del coordinatore regionale di eh, Forza Italia Claudio Fazzone che aveva detto dobbiamo trovare l'uomo giusto anche al costo di perdere e correre da soli. Ecco, Freedom da sempre vicino al Partito Azzurro, comunque si distacca da quelle parole. Anche sulla politica abbiamo un servizio che andiamo a sentire. del candidato sindaco nel centrodestra. Questa mattina è stata la volta di Forza Italia. Gli esponenti forzisti locali Romagnuolo, Desio, Mari e Marino si sono visti in compagnia dell'imprenditore romano Roberto Dottavio in una riunione improvvisata a Santa Marinella. Il presidente della SNC è stato indicato come possibile candidato dei giornali locali, anche se ha dichiarato di voler lavorare per la coalizione di centrodestra senza dover a tutti i costi essere il prescelto. Rimane comunque fra i forzisti anche il nome di Andrea D'Angelo, imprenditore sostenuto dal partito di Berlusconi anche a livello romano, la ricerca del giusto nome da parte di Forza Italia si è velocizzata nelle ultime ore. L'agitazione dei forzisti è aumentata, infatti, dopo l'ascesa in campo dell'associazione politico-culturale La Svolta, che vede fra i suoi componenti anche il giornalista Massimiliano Grasso. Nome che ha tra i suoi principali sponsor l'ex sindaco Gianni Moscherini e gran parte degli ex consiglieri comunali di opposizione. Il giorno della svolta potrebbe essere lunedì, data indicata dai partiti per l'ultimo e probabilmente decisivo incontro. Se forse Italia decidesse per il consenso a grasso, la candidatura verrebbe ufficializzata a breve. In caso contrario, il partito forzista potrebbe far valere il peso che i sondaggi gli danno, imponendo il nome di D'Angelo anche a costo di una rottura. Intanto continuano le bagarre all'interno del centro-sinistra. O, meglio, all'interno del Partito Democratico. Dopo il sostegno ottenuto da Mauro Guerrini da parte di Sinistra Ecologia e Libertà, il PD ha deciso di chiedere la cancellazione del Renziano dall'elenco degli iscritti al partito. Una richiesta che ora dovrà essere valutata dal direttivo provinciale. Il motivo della decisione presa dal direttivo è semplice: Mauro Guerrini, accettando il sostegno di Sell, si è schierato con quel partito che, insieme alle lex liste civiche e all'opposizione, ha determinato la Caduta della giunta La richiesta di espulsione di Guerrini ricalca l'espulsione dell'ex capogruppo PD Flavio Magliani, colpevole di aver contribuito alla caduta dell'amministrazione. Ma il Renziano non ci sta a stare in silenzio e replica: L'oligarchia, anche stavolta, ha usato l'arma della forza e non della ragione, poiché è l'unico linguaggio che conosce, espellendomi durante un direttivo in boscata, che è la rappresentazione di tutto ciò che è oggi il PD di Civitavecchia, un'anomalia nazionale per la scala sclerotizzazione dei centri decisionali e il controllo del tesseramento. Un partito, ha aggiunto Guerrini, che ripudia le primarie, che incorona di nuovo un renudo da tempo, un luogo della doppia morale tristissima, dove si espelle chi chiede le primarie e poi magari contemporaneamente si preparano liste civiche piene di ex casaccari di professione. Allora, rientriamo in studio, partiamo subito con Sonia Bertino, che sentivamo nella voce del servizio, quindi sicuramente anche... Sulla politica, in particolar modo sul centro-sinistra, sarà ferratissimo. Allora, Sonia, ti volevo chiedere: eh, continua, di, continuano gli strascichi dopo la caduta eh, della Giunta, prima Magliani, poi Guerrini? Esatto, eh, prima Magliani, reo, appunto, come abbiamo sentito nel servizio, di aver firmato le dimissioni da consigliere comunale contribuendo insieme agli altri sette consiglieri della maggioranza e otto della minoranza a far cadere l'amministrazione Tidei. Adesso è il turno del Reziano Mauro Guerrini che, dopo aver richiesto le primarie, Dopo aver saputo che in realtà uh, l'ex sindaco Tidei stava, uh, anzi alcuni iscritti al Partito Democratico che sostenevano l'ex sindaco Tidei stavano raccogliendo le firme non per l'indizione delle primarie ma per evitare l'indizione delle primarie, ha deciso di autosospendersi dal partito e di autocandidarsi a sindaco proprio come Tidei con la sua componente Un'altra città è possibile. Subito dopo la sua candidatura a sindaco, SEL, gli ex consiglieri delle liste civiche, associazioni e movimenti, ricordiamo anche Civita Cè e altri, hanno iniziato a discutere al loro interno quale candidato a sindaco sostenere e alla fine Sinistra Ecologia e Libertà in un direttivo all'unanimità ha deciso proprio di sostenere la candidatura di Mauro Aguerrini. Una notizia che sicuramente non è piaciuta al Partito Democratico, che durante un direttivo ha deciso di chiedere al direttivo provinciale la cancellazione di Mauro Guerrini dall'elenco degli iscritti al PD, proprio come è stato con Flavio Magliani. Eh, ovviamente il eh, Guerrini non, non ci sta perché le ultime dichiarazioni prima di questo avvenimento erano state: vorrò tornare in un Partito Democratico rinnovato. Proprio quello che leggevamo un secondo fa sul nostro touchscreen e poi come abbiamo accennato prima eh, facendo appunto una carrellata delle pagine di domenica della provincia ci sono le dichiarazioni di Fabiana Attig di Freedom anche su questo abbiamo un servizio andiamo a sentire un movimento quello dei riformisti di proprietà di Fabiana Attig pronta a scendere di nuovo in campo in politica con il coordinamento Freedom ma il movimento dei riformisti è stato sempre il mio, è stato dimostrato anche nel dibattimento. Quindi il signore in questione non era né coordinatore né niente, era un perfetto nessuno che stava lì semplicemente a fare il committente responsabile, non aveva niente. Io sono la titolare, io sono la proprietaria. Così come erano i miei soldi, era mio il conto. Eh, free, eh, quindi riformisti è di mia proprietà. Eh, per quanto riguarda Freedom, come ho già detto in conferenza stampa, eh, noi stiamo valutando. Dobbiamo fare un incontro adesso con il coordinatore regionale per sapere un attimino quali sono le linee guida, se c'è possibilità di fare quadrato intorno ad un candidato, ovviamente spendibile al locale di questa città. Dopodiché prenderemo le nostre valutazioni e decideremo cosa fare. Allora abbiamo sentito all'inizio dell'intervista Fabian Attig parlava del movimento dei riformisti, eh, l'esponente di Freedom infatti è stata al centro delle notizie dei giorni per diversi motivi, c'è stata eh, prima di tutto la cronaca giudiziaria con eh, la soluzione, se così possiamo dire, di Fabian Attig eh, riguardo al conto corrente che era stato eh, chiuso anche eh, se il titolare era un altro, una storia che è durata ben sette anni e che appunto abbiamo sentito l'intervista di Fabiana Attig che rivendicava il movimento dei riformisti. Poi sulla parte finale dell'intervista, fatta dalla nostra Sonia Bertino o dalla sua gemella a questo punto, visto che era presente anche eh, per quanto riguarda i rifiuti, parlava di Freedom. Eh, ti volevo chiedere, al di là dell'intervista, come hai visto Fabiana Attig se determinata a riscendere in campo a livello politico? Molto determinata, molto determinata, come sono molto determinati tutti gli altri membri del coordinamento Freedom. Fabiana Attig ha parlato di un incontro che ci sarà questo pomeriggio alla Pisana col coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone che vorrà vedere tutti i gruppi di centrodestra sperando almeno questa è la sua speranza che si riesca a trovare la quadra attorno a un nome spendibile, un nome che eh, Fabiana Attig ha tenuto a sottolineare non deve essere um, estraneo alla politica civita vecchiese, anzi deve essere un uomo civita vecchiese dove, che sappia, che conosca bene quali, sia, quali sono i problemi di civita vecchia e dei cittadini e soprattutto un uomo che debba conoscere il funzionamento della macchina amministrativa. Perché, come ha sottolineato la coordinatrice del movimento, eh, occorre eh, far quadrato sì attorno a un candidato, ma bisogna difenderlo anche da possibili attacchi esterni. Quindi bisogna avere un candidato che sappia il, il fatto suo. Poi andiamo a vedere invece a pagina 4 il famoso semaforo del quotidiano eh, La Provincia che dà i voti diciamo, della settimana con il semaforo rosso. Dato a Marietta Tidei, andiamo a vedere più nel dettaglio sui costi dell'autorità portuale: è riuscita a far infuriare i sindacati che giustamente hanno messo in evidenza come le questioni elettorali non debbano essere confuse con i diritti dei lavoratori, cosa che spesso accade in politica il lavoro. Hanno dichiarato i sindacati: non diventi merce da campagna elettorale. Il giallo invece va all'ex assessore all'ambiente Silvio Brusciotti, in medio stat virtus è vero che l'ex assessore all'ambiente meritoriamente ha messo in evidenza la necessità di adoperarsi per la differenziata così da non perdere il finanziamento. Ma è pur vero che per me si ha sonnecchiato su questioni urgenti, come ad esempio quella della discarica, le cui avvisaglie di impossibilità di conferimento si erano avute già lo scorso agosto. Però Sonia, Silvia Brusciotti alla fine erano pochi mesi che eh, lavorava, era un assessore tecnico, quindi neanche il tempo di capire come funzionava la macchina amministrativa che già è caduta alla giunta tu condividi questo voto giallo? guarda, uh, da un... forse sì, forse no uh, è vero che forse bisognava accelerare un po' anche perché si parlava di raccolta differenziata da, da tempo e ancora non era stata attivata però dal canto suo l'ex assessore all'ambiente come ricordavi tu era salita da poco in, in giunta ricomprendo appunto l'assessorato all'ambiente e forse non ha avuto il tempo di, di studiare approfonditamente e di capire bene come muoversi all'interno della macchina amministrativa. Però eh, una cosa va detta, eh, anche l'ex assessore eh, qualche giorno fa aveva tenuto a precisare eh, come eh, lei si era attivata da subito per eh, la partenza della raccolta differenziata, aveva già inviato diverse richieste alla Regione Lazio, finalmente la Regione... Aveva sbloccato quei fondi dandoli alla provincia, quindi manca soltanto l'ultimo passaggio dalla provincia al comune di Civitavecchia affinché quei 2 milioni di euro possano essere utilizzati per l'avvio della raccolta differenziata. Certo è che, per quanto riguarda i rifiuti, come dicevo poco fa, l'avvio della raccolta differenziata non avrebbe certamente risolto il problema. Mentre il semaforo verde della settimana è andato ad Antonio Nusca, finalmente qualcuno è intenzionato a rimettere a posto le cose. Ottimi risultati raggiunti dal capitano della Guardia di Finanza, appunto Antonio Nusca: 57 milioni recuperati in materia di evasione, 70 kg di droga sequestrata e 13 persone arrestate in un anno. Andiamo avanti, ci sono poi le pagine del comprensorio. Sidi sì, Casalebussi, i rifiuti della collina vanno a Viterbo, quello che accennavamo prima. Proprio con Sonia Bertino, e poi si va a Ladispoli. Proprio riguardo Ladispoli abbiamo un servizio che andiamo a vedere adesso. Il comune di Ladispoli deve restituire più di un milione di euro al comune di Cerveteri. Soldi che sarebbero quelli di fondi regionali per il piano di zona socio-sanitario che il comune di Ladispoli ha ricevuto in quanto comune capofila del distretto. Denaro che però ha poi girato nel campo dei servizi sociali. Ma se non dovesse provvedere a breve al versamento della somma, sarebbe un bel problema per il palazzo. Per il momento Cerveteri assicura di non voler ricorrere a decreti ingiuntivi, non alimentando la polemica. La notizia è confermata, ammette il vice sindaco di Cerveteri, Giuseppe Zito. Speriamo che la Dispoli ci restituisca i soldi che servono soprattutto per l'equilibrio finanziario. Ma c'è anche un altro credito, anche questo preteso da Cerveteri e sempre dal comune di Ladispoli, in questo caso per gli agenti di polizia municipale. Cinque vigili, infatti, tre anni fa hanno fornito il proprio servizio nella sagra nazionale del Carciofo alla Dispoli, ma non sono ancora stati retribuiti. Invece, per quel che concerne i fondi trattenuti sulla sanità, la replica è affidata all'assessore Ladispolano Roberto Ussia. La colpa è della Regione, che è ancora indietro con i pagamenti, dice Ussia, che attraverso una partita di giro dovrebbero arrivare a Cerveteri. Ma chi deve risolvere il problema è il settore competente, ovvero il bilancio. Ma al di là dei debiti, i servizi sociali sono in una crisi mica da poco. Molti o risicati sono di fatti i finanziamenti per le cooperative che lavorano con disabili e con giovani disadattati. A lanciare l'allarme è un'operatrice del settore di Ladispoli e Cerveteri. Il fattore preoccupante, dice Alessia Cocco, ma dagli enti preposti non arrivano soldi che sarebbero utili per risolvere molti problemi legati al territorio, come per esempio i casi di tossicodipendenza, le cosiddette baby squillo e tutti quei ragazzi senza lavoro. Ma la politica non fa nulla per queste persone. E appunto abbiamo sentito eh, i discorsi, vediamo anche qui, Cerveteri che batte cassa, rivuole oltre un milione di euro, vecchi prestiti e ora che la dispoli paghi il debito. E poi questa notizia del McDonald's, tutto pronto per il permesso edilizio: l'operazione farà guadagnare al comune 700.000 euro, ormai ufficiale l'ok okay per il fast food più famoso al mondo. Allora, Sonia, questi carciofi fritti di Ladispoli verranno venduti al McDonald's? Eh sì, a quanto pare il, la prossima sagra del carciofo non, non si farà mancare nulla. <ride> Esattamente. Andiamo adesso però a vedere il, il quotidiano di, eh, di, di quest'oggi per quanto riguarda il messaggero rifiuti stangata in arrivo prevedibile un conguaglio sulla bolletta che diventerà per i cittadini molto pesante l'immondizia verrà portata a Roma e poi tornerà nell'invaso di Fosso Crepacuore come abbiamo letto nella quotidiano la provincia di Domenica la notizia de, che dal messaggero a questo eh, probabile aumento eh, per quanto riguarda la tariffa, rifiuta, tariffa rifiuti che già Ebbe a suo tempo un aumento, probabilmente ce ne sarà un altro visto eh, gli ultimi fatti di cronaca. E poi vediamo il faggeto rinasce: nuovi alberi e sentieri. Mentre nella parte media, vandali al viale, rotta la targa della fontanella. Quindi, corso Centocelle, addio mattonelle. Dovrebbe essere il salotto buono della città, ma corso Centocelle è diventato un colabrodo. Ogni temporale almeno una decina di mattonelle si perdono e la passeggiata è sempre più pericolosa. Quindi, eh, diciamo, il messaggero decide di aprire eh, con i rifiuti. sogni, e poi con questa eh, possibilità eh, di aumento. E poi ci sono appunto i vandali e il degrado nel centro città. La notizia è che, io due domande: voglio farti la prima, se pensi che sia necessario questo aumento di, delle tasse per quanto riguarda i rifiuti. Guarda, probabilmente ha ragione chi scrive. La tariffa rifiuti va a coprire per intero il costo del servizio. Quindi, ovviamente, con il trasporto dei rifiuti prima sull'Ardiatina sulla per il trattamento e poi a Civitavecchia per il conferimento, molto probabilmente qualcuno dovrà pagarlo. Come hanno ripetuto già le passate amministrazioni, il comune è senza soldi. Quindi. Purtroppo, credo che toccherà ancora una volta ai cittadini dover sopperire a questa mancanza. Tra l'altro, sui rifiuti c'erano già i commercianti in, sul piede di guerra, in quanto il conguaglio dell'ultimo bollettino TARES era di circa il 30-40% rispetto a tutta la bolletta. Quindi chi aveva già pagato 5.000 euro di TARES si è ritrovato all'inizio dell'anno a dover pagare altri 1.000 euro. Una cosa che non è molto piaciuta né ai commercianti né alla Confcommercio, che sta adesso valutando se ci siano gli estremi per adire le vie legali. Per quanto riguarda poi i vandali, purtroppo è lo stesso problema che si presenta ogni giorno. Eh, ci, sono, ci sono situazioni veramente di, di degrado, alcune imputabili agli stessi civitavecchiesi che non tengono conto dei beni comuni e quindi non hanno rispetto per ciò che appartiene a tutti. E poi, tra l'altro, dimenticano anche che chi rompe paga, in questo caso sono sempre i cittadini, sicuramente il Comune si potrà, potrà fare rivalsa sui cittadini con delle nuove tasse. Dall'altra parte, è anche colpa un po' forse del, del Comune delle manutenzioni un po' scarse quando vediamo le strade dei colabrodo ad ogni singola pioggia. Infatti eh, Sonia Bertino ha anticipato la mia seconda domanda che era appunto eh, quella relativa ai danni che vengono eh, subiti dalla città sia da parte dei vandali e appunto dell'acqua che ricordiamo adesso siamo alla seconda settimana consecutiva di pioggia, sono arrivati i monzoni a Civitavecchia nel nostro comprensorio, Sonia? Purtroppo, sì, però, come ha ricordato il coordinatore dell'unità di crisi Valentino Arillo, il clima è cambiato qui in Italia da circa vent'anni. Dobbiamo ormai fare i conti con un clima equatoriale. Non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono proprio più le stagioni, e l'inverno sarà sempre più spesso caratterizzato da queste forti piogge. Quindi, bisogna sì un intervento, però un intervento preventivo da parte delle amministrazioni comunali e Arillo ricordava come sia. Indispensabile cercare di vedere, rivedere i piani regolatori per magari evitare di costruire là dove non si dovrebbe. Apriamo adesso una piccola, un piccolo spazio culturale visto eh, un importante spettacolo che c'è stato a Civitavecchia, che è stato quello del Don Giovanni. Infatti c'è stato un vero e proprio eh, tripudio per le tre giornate del Don Giovanni eh, fatto appunto da Filippo Timi che eh, è stato ai nostri microfoni. Andiamo a sentire l'intervista realizzata per noi da una. Da Maura Tastorelli. Se vivere è un abuso e non un diritto, allora vale la pena abusare fino in fondo in una folle ed insaziabile corsa verso il precipizio. Potrebbe sembrare una metafora dell'intera umanità, ma di sicuro è il tema centrale del Don Giovanni. Lo spettacolo andato in scena ieri sera al Traiano, Il mito, divenuto tale grazie a Mozart e Molière, è stato riscritto e reinterpretato in chiave pop da Filippo Timi. La rilettura del suo don Giovanni rende il testo comico e moderno, con l'apparire su una scena sostanzialmente spoglia di oggetti coloratissimi e volutamente sontuoso e barocco, con i curatissimi costumi che rendono i personaggi plastificati e grotteschi uno spettacolo nello spettacolo ad opera di Fabio Zambernardi. Il grande mattatore della scena è in assoluto Filippo Timi, geniale artista, istrionico attore di straordinario talento, che usa il fisico, la voce, il volto senza sbagliare mai una mossa. Bravissimi tutti gli attori che si muovono intorno a lui, con in primis la spumeggiante Marina Rocco. Uno spettacolo divertente, eccessivo, ironico, colorato, dissacrante, vuoto e pieno, demenziale e leggero. Timi balla e canta in modo egregio, un applauso al fondamentale ruolo delle luci magistralmente orchestrate da Gigi Saccomandi. L'energia vitale scorre abbondante in questo spettacolo, che conferma quanto sia interessante il lavoro che Timi sta facendo nella scrittura dei miti teatrali. Il Don Giovanni arriva infatti dopo l'amleto, non resta che aspettare quali altre sorprese Timi riuscirà a regalare alle scene italiane. L'amore per il marito è assolutamente proporzionato al numero delle sue corna uguale... Quindi abbiamo avuto anche questa pagina culturale che eh, è stata descritta nel nostro servizio. Ricordiamo poi oggi la eh, giornata del ricordo, infatti oggi all'Uliveto la cerimonia del ricordo, non andiamo a vedere più nel dettaglio, Civitavecchia si ricorda una delle pagine più tragiche della storia italiana, a lungo dimenticata, che vide nel secolo dopo guerra almeno 10.000 persone torturate e uccise a Trieste e in Istria per mano delle milizie, dei biancheggiatori del dittatore comunista Tito, soprattutto italiani ma anche sloveni e croati, subirono torture e vennero gettati nelle cosiddette Foibe. La cerimonia della giornata del ricordo si svolgerà oggi alle 11 al parco martiri delle Foibe all'Uliveto. Verrà disposta una corona di alloro alla presenza di autorità civili e militari e degli studenti. Andiamo a pagina 2 poi dell'inserto del, dell del comprensorio del messaggero dove si parla eh, di sport. Infatti eh, c'è la notizia dell'SNC Sette Bellezze viene chiamata nell'articolo di Pierluigi Cascianelli, infatti la squadra di eh, Coach Pagliarini è riuscita a vincere anche questa nuova eh, battaglia contro eh, i muri antichi nella, nella gara che si è disputata sabato. Anche su questo abbiamo un contributo andiamo a sentire. Continua il dominio Rosso Celeste in Serie A2 La formazione della SNC ha battuto a Catania la formazione del Muri Antichi 11 a 9 La gara è stata un susseguirsi di emozioni I Rosso Celesti per due volte distanziano la formazione siciliana Mettendo spalle al muro i catanesi nel corso del secondo e terzo tempo I padroni di casa però non demordono e nell'ultima frazione esprimono il massimo sforzo per recuperare la partita Decisiva sul finale di gara la trasformazione del rigore da Capitan Foschi. Soddisfatto il presidente d'Ottavio. Ancora una volta registriamo arbitraggi non ottimali nei nostri confronti. Ci dispiace molto, ma non è la prima volta quest'anno. Nonostante questo siamo riusciti a portare a casa la vittoria giocando con la testa. La piscina di Catania è molto calda, i tifosi sono molto vicini ai giocatori ed è facile perdere punti. Invece siamo riusciti a rimanere concentrati sulla gara senza farci distrarre. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, grande prova del capitano Loris Foschi, autore di una tripletta fondamentale per la vittoria. Tre gol anche per il centro Boa Romiti, autore di una prova di sostanza. Bene, torniamo in studio. Abbiamo visto le gesta dei ragazzi dell'SNC di Marco Pagliarini. Mentre andiamo a vedere la notizia dei nerazzurri 10 volte vincenti battuto il Monterosi, dice il messaggero 1-0 gara che verrà. Farà ampiamente analizzata sia nei telegiornali di quest'oggi che in 91 minuto che si terrà eh, questa sera alle 21 si parlerà e avremo la possibilità di rivedere i gol e le azioni salienti grazie alle telecamere di eh, Provincia TV e poi le commenteremo in studio eh, dovrebbe essere tra gli ospiti eh, l'attaccante del Civitavecchia eh, Iezzi Sonia tu sei appassionata di qualche sport in particolare? Guarda, uh, a parte le partite della domenica della, della Roma, no. Eh, anche perché Sonia è talmente tanto concentrata <ride> sulle notizie di cronaca e di politica che ne rimane poco spazio per lo sport, possiamo dire esatto. così? Perfetto, e quindi andiamo a vedere meglio nel dettaglio le, eh, le, la partita della Civitavecchia, vediamo questo è il gol. Eh, il tiro gol di Pascucci che ha regalato la vittoria ai nerazzurri contro il Monterosi. poi ci sono eh, naturalmente c'è l'analisi eh, della gara mentre abbiamo visto il pari per CPC e Santa Marinella vince il Tolfa cade invece il Santa Severa quindi eh, c'è spazio anche per le formazioni di, eh, di promozione persi tre punti Santa Severa in crisi Santa Severa aveva questo scontro diretto per la salvezza e l'ha perso tra le mura amiche eh, torna la vittoria a Scoponi grazie alla rete di Pastorelli quindi torna a vincere il Tolfa che eh, si sta riprendendo dopo una crisi di metà stagione Santa Marinella ha beffato al 92esimo con i pescatori pareggio 2-2, Santa Marinella invece nella parte alta della classifica. La CPC domina ma fa solo pari a Palocco 1-1 con una protezione di Bonelli, palo di Di Gennaro e almeno 5 occasioni fallite per colpa della fretta. Finisce quindi 1-1 questa gara. Io ringrazio Sonia Bertino di essere stata nostra ospite e di aver commentato con noi eh, il quotidiano di domenica della provincia e il quotidiano odierno del messaggero. Grazie Sonia. Grazie a te Luca. Adesso diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo in studio e vediamo le ultime notizie dei telematici. Grazie a tutti.